Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round. And the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. I disturbi dello spettro autistico sono, come ben sapete, dei disturbi neuroevolutivi su base genetica di insorgenza precoce, ma che hanno un interessamento multisistemico. E questa è la base da cui noi partiamo, quindi un interessamento non solo a livello cerebrale, ma anche di tipo immunitario e intestinale. L'altro punto importante è la permanenza di questi disturbi per tutta la vita, per cui è necessario che la presa in carico e il trattamento di questi pazienti prosegua lifetime. In realtà un problema che abbiamo evidenziato è presente in tutto il mondo e abbiamo confermato anche questi dati in Italia, che la mancanza di diagnosi in età adulta è un problema diffuso, soprattutto ovviamente per le forme più ad alto funzionamento, e da noi in ambulatorio, dove abbiamo un centro pilota per tutti i disturbi dello spettro autistico, osserviamo che almeno il 20% arrivano in età adulta senza una corretta diagnosi. Per cui la prescrizione di una terapia di qualsiasi tipo e quindi anche di tipo farmacologico richiede un protocollo diagnostico preciso atta a evidenziare, a confermare con una buona probabilità, una certezza, la presenza di un disturbo dello spettro autistico, quindi con una testistica specifica per l'autismo, specifica anche per l'età adulta. L'uso del farmaco nell'autismo viene impiegato per almeno tre tipi di condizioni diverse. Innanzitutto per il trattamento di un disturbo psichiatrico in comorbidità, quindi un quadro depressivo, un disturbo ossessivo, un quadro di psicosi, dove noi useremo i farmaci come siamo in qualche modo già abituati a utilizzare. Come invece accennava la dottoressa Magnano Sandio, vi è un utilizzo di farmaci in modo mirato, in modo selettivo per alcuni sintomi specifici dell'autismo. In particolare sono i sintomi più di tipo ripetitivo, comportamentale, le stereotipie, la rigidità, mentre non esistono appunto dei trattamenti validati per quanto riguarda i sintomi core dell'autismo, quindi il deficit della comunicazione e della relazione sociale. I farmaci che sono stati approvati dall'FDA sono in particolare il risperidone e l'aripiprazolo, che sono stati appunto approvati anche per l'età infantile e adolescenziale. Un altro utilizzo che in realtà è molto frequente nella pratica clinica è l'uso di farmaci che vanno su dei sintomi assolutamente specifici, ad esempio il trattamento di un'insonnia che può essere fatto anche con antipsicotici, quindi con usi off-label e a specifico di tipo rispetto all'autismo stesso. In realtà, come mi ricollego proprio per sottolineare, questo è un punto importante, soprattutto nella psichiatria dell'età adulta, che l'utilizzo del farmaco in realtà non deve essere mai la prima risposta a un problema comportamentale. Sappiamo infatti come nell'autismo spesso il comportamento potrebbe essere la manifestazione non solo di un messaggio, ma anche di un'alterazione sensoriale e ancor più spesso di un problema organico, un disturbo gastrointestinale, un mal di denti, che si esprimono con un aspetto comportamentale, dove quindi l'uso del farmaco non solo non andrebbe a risolvere il problema, ma in qualche modo, andandolo a nasconderlo, farebbe peggiorare la patologia organica di base. La dimensione dell'uso dei farmaci qual è? Da una review recente noi vediamo, condotta su 300.000 pazienti, vediamo che più del 46% di pazienti utilizza dei farmaci, 42% nei bambini, 61% negli adulti, dove quindi c'è un trend all'aumento di utilizzo. Gli antipsicotici sono quelli che, oltre ad avere un 18%, tendono sempre più ad aumentare nel corso degli anni, gli antidepressivi tendono invece a ridursi,
e vi è invece un incremento di farmaci specifici per l'attenzione, appunto per la ADHD, che sono presenti nel 19% dei bambini e nell'11% degli adulti. Un dato interessante è che l'utilizzo di un farmaco per la ADHD tende poi a predire una farmacoterapia, cioè cosa vuol dire? Che poi verranno aggiunti altri farmaci oltre a quelli specifici per la ADHD. I soggetti di genere maschile hanno maggior farmaci per la ADHD antipsicotici, soggetti di genere femminile hanno maggiori antidepressivi, ansiolitici e antiepilettici in terapia. I psicofarmaci usati nell'autismo sono ovviamente tantissimi. Andiamo dai fitoterapici, in cui alcuni dati interessanti sono su alcune molecole particolari, ad esempio il sulforafano, che in realtà poi è un estratto del broccolo, che ha un potere antiossidante che è stato utilizzato negli aspetti comportamentali dell'autismo. Le benzodiazepine, che come sappiamo richiedono una grande cautela, perché spesso hanno un effetto paradosso che è soggettivo dipendente, soggetto dipendente, quindi una persona può avere una risposta positiva a una molecola e avversa a un'altra e viceversa. La melatonina dà una risposta positiva sul sonno perché si ricollega a un deficit specifico del sistema melatoninergico nell'ambito dell'autismo, ma i farmaci maggiormente utilizzati sono quelli delle classi antidepressivi, stabilizzatori, gli antipsicotici e altri farmaci sperimentali che vi descriverò. I neurolettici, come sappiamo, sono ampiamente impiegati nell'autismo per gli aspetti comportamentali, per gli aspetti anche psicotici associati, ma il problema non è tanto sulla loro efficacia a breve termine, che sicuramente è presente ed è utile negli aspetti comportamentali, quanto al rischio, in particolare di discinesia tardiva, che noi osserviamo poi nel corso degli anni. Rispetto agli antipsicotici approvati dall'FDA, una cosa interessante sono non solo il loro utilizzo da soli in monoterapia, ma soprattutto le terapie di associazione, che sempre di più ci danno dei dati interessanti. Per quanto riguarda il risperidone, le terapie di associazione che incominciano a mostrare dei dati interessanti sono ad esempio l'associazione di risperidone con la memantina, con gli inibitori della ciclooossigenasi 2, con la pentossifillina, con il riluzolo e con la N-acetilcisteina, di cui spiegherò poi in seguito la base biologica dell'utilizzo. L'aripiprazolo, che è l'altro farmaco approvato dall'FDA, ha sicuramente un profilo recettoriale molto interessante perché si avvicina un po' all'aspetto fisiologico dell'organismo nel modulare il recettore della dopamina. Il problema nell'autismo è soprattutto la elevata presenza di acatisia, che quindi si va a sovrapporre un aspetto comportamentale di base e ne rende non sempre facile l'utilizzo, soprattutto in età adulta. Gli altri antipsicotici utilizzati nell'autismo in realtà non hanno dei grandi dati di letteratura a loro sostegno. Abbiamo detto che gli unici approvati sono il risperidone e l'aripiprazolo. Il pariperidone mostra pochi studi, ma ovviamente avendo un profilo simile al risperidone sono degli studi positivi. L'olanzapina non ha degli studi di grande portata specifici, ma il dato molto interessante, ad esempio, come sappiamo, è l'efficacia anche nel disturbo bipolare. Disturbo bipolare che è frequente nel corso dei disturbi dello spettro autistico, con una prevalenza sino all'8% rispetto alla popolazione con un elevato livello di funzionamento. La quetiapina non ha degli studi dimostrati, lo ziprasidone studi di moderata efficacia, la senapina comincia ad avere qualche dato, in particolare interessante anche qua il fatto di poterla associare in situazioni in cui vi è un disturbo bipolare. La clozapina, che ha un utilizzo assolutamente off-label, però mostra un uso assolutamente importante anche nei disturbi comportamentali gravi dello spettro autistico. Io stesso l'ho usata in diversi pazienti, devo dire con un'ottima efficacia clinica, ovviamente dopo che abbiamo fatto tutti gli interventi necessari e possibili anche con altri farmaci. In realtà quello che sta succedendo nei disturbi dello spettro autistico è uscire dal blocco dopaminergico, ma andare a cercare altri profili recettoriali su altri sistemi, andando a cercare quella che potrebbe essere invece un intervento su base patogenetica nell'autismo. Il sistema colinergico, come vedete, mostra nell'autismo diverse alterazioni, diverse compromissioni a diversi livelli. Questo ha giustificato quindi anche per il sistema colinergico l'utilizzo di farmaci nell'autismo, che sono in realtà gli stessi farmaci che siamo già stati abituati a usare, ad esempio, nella malattia di Alzheimer.
con risultati positivi. La tacrina, che poi ovviamente non viene utilizzata per la sua nota epatotossicità, ha comunque mostrato nell'autismo, nei disturbi comportamentali, un miglioramento dell'aspetto comportamentale e anche un miglioramento della socializzazione. Così anche la rivastigmina migliora la comunicazione, la galantamina migliora la comunicazione e l'attenzione e diminuisce il ritiro sociale, il donepezil diminuisce anch'esso l'irritability, l'iperattività, il ritiro e migliora la comunicazione e l'attenzione. Quindi stiamo andando su dei sintomi core dell'autismo attraverso questi trattamenti. L'altro asse che è stato interessato è l'asse del glutammato GABA. Il glutammato, come sapete, ha un'azione eccitatoria importante e trova nell'autismo e nelle sindromi correlate una serie di attenzioni necessarie, perché sappiamo che l'alterazione del glutammato ha un effetto sull'interazione sociale, sappiamo in quante sindromi genetiche correlate all'autismo troviamo delle alterazioni del recettore rispetto al glutammato, sappiamo come lo SHANK3 che è coinvolto nella sindrome di Phelan-McDermid ha un'alterazione anche con essa glutammato, e abbiamo anche visto la positività delle rispetto all'impiego relativo al recettore mGlu-R5 nell'X fragile. Questo ci dice che i farmaci che in qualche modo sono legati al glutammato potrebbero avere un loro utilizzo interessante nell'autismo. Anche il sistema del GABA, che come ben sapete è strettamente correlato al glutammato, tant'è che origina dal glutammato stesso, è in qualche modo interessato nell'autismo per tutta una serie di dati a livello neurogenetico e anche a livello recettoriale che ci danno una motivazione a cercare un farmaco sulla base patogenetica. In altri termini, l'autismo può essere visto come una rottura dell'equilibrio inibitorio-eccitatorio, quindi del sistema GABA-glutammato, con un deficit di filtri interni e esterni che vengono a giungere nel nostro paziente. Ed ecco i farmaci che quindi sono stati in qualche modo studiati, con effetti anche qui positivi. La memantina, come vedete, dà anch'essa un'azione positiva sui sintomi core dell'autismo. L'acetilsteina e la dicicloserina hanno anch'esso mostrato degli effetti positivi sui sintomi core dell'autismo. Lo stesso acamprosato, che viene, come sapete, utilizzato anche in altre patologie, ha mostrato degli effetti positivi. E così anche l'arbaclofen e il bumetamide, che è un diuretico. Tutti i farmaci che hanno un'azione sul sistema glutamatergico, che hanno determinato dei miglioramenti sintomatologici sul core dell'autismo. Ma anche il GABA, come dicevamo, è interessato. E quindi anche lo studio di farmaci che agiscono sul GABA ha avuto un suo perché. Con un miglioramento solo però in alcune molecole. In alcune molecole in particolare il riluzolo che, come sapete, utilizzato anche nella SLA, ha migliorato sia gli aspetti comportamentali ma anche gli aspetti sulla comunicazione, sul ritiro sociale e sull'iperattività. Ancora, farmaci su base eziopatogenetica nell'autismo sono stati studiati la secretina, che trova un suo specifico utilizzo quando abbiamo un deficit di tetraidiopterina, il naltrexone, che trova un suo utilizzo ancora sperimentale in episodi specifici di autoaggressività che sono spesso sostenuti da un eccesso di livello di oppioide, per cui il paziente ha una diminuzione un aumento della soglia del dolore, per cui non sentendo dolore ha una percezione possibile maggiore di autoaggressività, e anche alcune vitamine, in particolare la vitamina D, che andrebbe sempre dosata nell'autismo perché spesso troviamo dei deficit specifici. Rispetto ai farmaci per l'attenzione, ovviamente possiamo fare solo un rapido accenno. Quello che possiamo dire è che è molto frequente la DHD nei disturbi dello spettro autistico, sino al 40% dei pazienti adulti, dal 30 al 50% nei bambini, ed è soprattutto presente una cosa anomala, il tipo inattentivo, disattentivo, che sapete invece che è molto più frequente nella popolazione di tipo combinato. Rispetto ai farmaci, che cosa dire? Che i farmaci usati per l'attenzione, gli psicostimolanti, la tamoxetina, il metilfenidato, eccetera, vanno utilizzati nell'autismo solo quando vi è una vera diagnosi di ADHD. E quindi stare attenti a non utilizzare sui sintomi propri dell'autismo di tipo disattentivo o
su una apparente iperattività, ma legata all'autismo e non legata all'ADHD, perché utilizzare questi farmaci off-label, cioè non per l'ADHD, non ha mostrato in realtà un miglioramento dei sintomi propri dell'autismo. Quindi questi farmaci li andiamo a utilizzare solo dopo una diagnosi certa e sicura di ADHD in comorbidità con l'autismo. Il problema con cui volgo verso la conclusione è soprattutto rispetto alle psicosi. Le psicosi che sono correlate all'autismo in realtà hanno diverse manifestazioni di tipo psicopatologico, possono essere forme reattive, possono essere forme anche di misdiagnosi. Quello che ci interessa di più sono le forme schizofreniche che noi vediamo essere presenti in una minima percentuale ma interessante di pazienti che partono con un autismo e arrivano in adolescenza e diventano schizofrenici. Parlare di comorbidità forse non ha senso, ha più senso pensare che si tratta di una base genetica comune, di un neurosviluppo di tipo comune, e questo ci viene in qualche modo confermato grazie anche agli studi che facciamo col gruppo del professor Ferrero e del professor Brusco dell'Università di Torino, in cui andiamo a ricercare proprio queste famiglie in cui troviamo nella stessa famiglia dei disturbi di tipo psicotico schizofrenico, dei disturbi di tipo autistico, che hanno una giustificazione, un correlato specifico di tipo genetico. Quindi nella stessa famiglia ci può essere un familiare con schizofrenia, un altro familiare con autismo, ma in questi familiari troviamo esattamente la stessa base genetica. Come sapete, da un punto di vista del neuroimaging e del funzionamento cerebrale, non abbiamo una lesione cerebrale specifica, unica per l'autismo, ma si parla di sinaptopatie, si parla di alterazioni della connettività, si parla di circuiti che noi abbiamo visto alterati soprattutto, come vedete, nella parte frontotemporale e nella parte invece frontoparietale e nella parte invece temporo-occipitale. Ma come si pongono queste alterazioni di connettività dell'autismo rispetto a quelle che conosciamo ad esempio nella schizofrenia? Allora abbiamo fatto un lavoro di confronto metaanalitico attraverso un confronto delle varie risonanze effettuate in pazienti autistici, in pazienti schizofrenici, e usato anche il gruppo di pazienti ossessivi come gruppo di controllo per andare a vedere se c'erano in qualche modo delle sovrapposizioni. Il dato interessante è che noi troviamo una grande sovrapposizione nei circuiti interessati rispetto alla schizofrenia e rispetto all'autismo, mentre il disturbo ossessivo, che ovviamente essendo un disturbo di controllo, in qualche modo ha dei circuiti separati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle alterazioni neuropatologiche che in qualche modo coinvolgono le stesse strutture. Ma com'è possibile questo? Ecco, una possibile spiegazione interessante che apre delle nuove prospettive è proprio il ruolo della neuroinfiammazione precoce. C'è un'alterazione neuroinfiammatoria che sarebbe presente già a livello fetale, che partirebbe da un'alterazione delle omeostasi dei metalli, che va a alterare quella che è la conduzione della barriera emato del sistema nervoso centrale, soprattutto intorno alla produzione ventricolare. Questo porterebbe alla fine a un'attivazione della microglia, soprattutto con un'attivazione dell'M1, e quindi a un rilascio di molecole proinfiammatorie, in particolare di tipo citochine. Queste vanno a loro volta ad attivare il sistema talamico, che a sua volta andrebbe a coinvolgere la corteccia dorsolaterale prefrontale, che noi ben sappiamo in qualche modo coinvolta nella regolazione dei circuiti della cognizione sociale. Quindi troviamo qualche cosa che va a mettere insieme quelle che sono le alterazioni dai metalli, del sistema immunitario, delle alterazioni appunto precoci, con quello che poi noi vediamo a livello clinico nei primi anni di vita per quanto riguarda l'autismo e più tardivamente per quanto riguarda la schizofrenia. E questo che cosa ci serve? Ci serve a ipotizzare delle nuove strade terapeutiche. Ad esempio l'utilizzo di molecole come aminociclina, che è un antibiotico, che ha un'azione specifica su questo dato antinfiammatorio M1 della microglia, ha migliorato, ovviamente sempre in associazione con antipsicotici, la sintomatologia in pazienti schizofrenici. Questo potrebbe essere un nuovo terreno su cui lavorare. L'altro terreno su cui lavorare, lo sappiamo, è la modifica del microbiota intestinale, che ha un'azione rilevante in quanto il DNA
di tutto il microbiota intestinale e la sua produzione proteica è, ha un ruolo importante anche per quanto riguarda la sintomatologia autistica. L'altro sistema su cui andremo a lavorare è sicuramente l'asse ossitocina vasopressina. Attualmente si usa l'ossitocina spray nasale, ma bisognerà andare su qualche cosa di più specifico ancora per l'autismo. L'obiettivo e anche un po' il take home message è questo: gli autismi vanno sempre più considerati una categoria, uno spettro, ma che include dei quadri molto diversi fra di loro. Questo richiederà una sempre maggiore caratterizzazione clinica, descrittiva e psicopatologica, che è il punto di partenza, ma che andrà correlato con dei dati di neuroimaging e dei biomarker per cercare di in qualche modo definire delle sindromi molto specifiche e quindi andare poi a intervenire con dei trattamenti mirati. Concludo con questo ricordo semplicemente per dire: alle famiglie noi dobbiamo dare speranza, anche perché in età adulta è necessario portare avanti dei trattamenti specifici. Abbiamo fatto un gruppo di lavoro in Italia che ha cominciato a produrre anche un libro, semplicemente per dare proprio un messaggio positivo. Il trattamento per l'autismo in età adulta si può fare, deve essere un trattamento fatto però in modo competente e seguendo delle linee guida nazionali e internazionali. And the seasons, they go round and round, and the painted bodies go up and down. We're captive on the care.